terza sconfitta consecutiva in trasferta e terzo arbitraggio sfacciatamente casalingo. Non c'è pace per la Jesam Gas che torna da San Martino di Lupari con 0 punti nonostante un'altra buona prestazione. Che sarà un'altra gara in salita sul fronte arbitrale, 28-16 falli sanzionati, lo si capisce ad inizio quarto-quarto, quando la Terna punisce le lucchesi a ripetizione facendole entrare in bonus dopo 2 minuti. La Jesam Gas trova comunque il modo di allungare al più 6 dopo un parziale di 7-0 frutto del libero gioco fermo di Crippa, al canestro fortunoso di Richter, alle buone soluzioni ancora del capitano e di una sontuosa Erika Reggiani. A meno di 5 minuti dal termine San Martino non ha ancora segnato e Abbignente chiama timeout. Bailey realizza in penetrazione il meno 4, sarà l'ultimo canestro dal campo delle Lupe. Ancora l'americana ruba palla a Reggiani e subisce il fallo di Crippa trasformando dalla lunetta. Ecco qua la metà del lavoro fatto dalle Venete. Poi i fischietti si inventano il quinto fallo di Pedersen, con Luca a zona e la palla che circola sul perimetro. L'arbitro sotto canestro sanziona un contatto lievissimo su un taglio lontano dalla palla. Le 10 giocatrici in campo si guardano incredule. Poi la lunga lucchese capisce e si va a sedere sul pino. In quel momento Luca è ancora sopra di 5 punti con 3 minuti e mezzo da giocare. Uscito per fare il centro Jesam Gas, prima volta in stagione, l'attacco lucchese scompare dal parquet. Abbignente sceglie di raddoppiare su 4 giocatrici e lasciare libera Richter, la meno pericolosa a suo avviso. Scelta che premia l'eccentrico coach Veneto, tripla lontanissima dal bersaglio e tiro dall'angolo del possibile pareggio ancora lungo. Il finale è una triste passerella dalla lunetta, con le lucchesi obbligate a sperare nell'errore, che non arriverà, 12 su 12 per Bailey. Il finale di un match non bellissimo sul perché ma strepitoso sulle tribune è 66-61. Una sconfitta pesante per Luca che adesso dovrà cercare di rifarsi in casa contro Cagliari e attendere buone notizie dagli altri campi per sperare in un piazzamento migliore in griglia playoff.